Villaggio Spiaggia Romea, siamo qui con lo chef Gianluca Ruini che oggi ovviamente nella presentazione del dolce passione, il cocomero, è stato presentato in conferenza stampa, ha preparato tutto a base di cocomero. Sì, esatto. Ci spiega un poco appunto i piatti che ha fatto. Quando mi hanno dato l'incarico di fare questi piatti a base di cocomero, mi sono riunito col mio team e abbiamo pensato qual era l'elemento migliore che si poteva accostare al cocomero. E abbiamo subito pensato che per la freschezza che può rilasciare il cocomero, l'accostamento migliore era fatto col pesce. E quindi abbiamo fatto degli antipasti partendo dal salmone, partendo da un finto sushi di cocomero, e l'abbiamo messo a marinare. E poi mi è venuto in mente, per fare dei primi, il risotto allo champagne, che andava molto negli anni 80, fragole e champagne, e quindi ho detto perché non provarlo a fare e replicare con il cocomero. Abbiamo fatto delle prove, dei test, e il risultato è stato veramente buono. E come secondo avevo pensato un semplicissimo pesce cotto al vapore, un branzino cotto al vapore con una vinaigrette, invece di farla solo con il limone, l'olio, sale e pepe, ci aggiungo anche il succo del cocomero, per dargli quella freschezza e quella unicità che il cocomero può dare. Poi per finire con la pasticceria abbiamo pensato di fare una mousse stratificata con la bavarese alla menta e un gelé di cocomero e una torta dedicata tonda, una tortina tonda dedicata proprio al consorzio con i colori del consorzio e che riprende un po' il cocomero e la freschezza del cocomero, avendo fatto anche una bagna a cocomero. Grazie chef. Prego, grazie a voi.